Nuova edizione di Monitor, ben ritrovati dalla redazione, pagina di apertura del nostro giornale dedicata alla cronaca. Incominciamo da Torino e dalla mobilitazione di Barriera Milano contro i roghi del campo nomadi di Via Germagnano. Manifestazione in corso Vercelli per chiedere al Comune di Torino più attenzione per la salute e per la sicurezza di chi vive in periferia. Stop al degrado e basta con i fumi tossici che costringono un intero quartiere a vivere con le finestre di casa chiuse. Scendono in strada in Corso Vercelli i residenti di Rebaudengo, chiamati dai comitati di Barriera Milano. Protestano contro le esalazioni nocive causate dai roghi del vicino campo nomadi, dove spesso vengono bruciati plastica, gomma e sostanze pericolose. Nulla contro i Rom, dicono gli organizzatori, ma basta con le istituzioni che non si interessano ai cittadini e dimenticano la periferia. Periferia di Torino. Noi oggi protestiamo per l'ennesima volta per la situazione che c'è in questo quartiere, il degrado a cui siamo arrivati, i fumi tossici che ci riempiono le case ogni sera, stiamo respirando diossina a non finire, la delinquenza, la microcriminalità e lo spaccio di droga. Noi chiediamo alle istituzioni che intervengano a riqualificare questo quartiere e non pensare soltanto a ciò che in centro fanno con le loro iniziative. Esistiamo anche noi e abbiamo delle risorse molto, molto importanti. Sono mesi che denunciamo il problema dei fumi tossici in Via Germagnano. Questa manifestazione è apartitica, ma ha un significato. I cittadini non possono più tollerare e non possono più temere per il futuro di ammalarsi, perché bruciando immondizia e gomma si produce diossina. Mesi fa ho aperto una pagina Facebook, Cristo si è fermato in Via Germagnano. Questa pagina denuncia. Ogni giorno raccoglie e denuncia tutti gli episodi che avvengono in quella zona. Abbiamo già manifestato davanti al comune e non abbiamo avuto nessuna risposta da nessun consigliere né di circoscrizione e né del comune. Vogliamo far presente questa situazione perché i cittadini stanno respirando la diossina fa male. Quindi non siamo solo qui per manifestare contro un disagio, ma anche contro un problema per la nostra salute. Questo è il vero problema e siamo tutti qua uniti, vari comitati, anche di altri quartieri, perché abbiamo qua Principe Oddone, abbiamo Torino Movimento, Attivo Superelle Campidoglio. Quindi anche noi vogliamo dire no ai fumi tossici e vogliamo che le istituzioni veramente ci ascoltino questa volta, perché non è possibile continuare così in questa situazione. Noi rimaniamo alla pagina della cronaca, rimaniamo ancora a Torino perché un ragazzino di 14 anni, un militare dell'esercito, hanno inseguito uno scippatore, un ragazzo marocchino di 27 anni che aveva appena spinto a terra una coppia di anziani per derubarli. E due hanno così consentito ai carabinieri di arrestare lo scippatore. È successo, come detto, a Torino, nella zona del Quadrilatero Romano, un episodio che si è concluso con l'arresto dell'uomo che ora dovrà rispondere di rapina e con il trasporto dei due anziani all'ospedale dove sono stati medicati e dimessi con prognosi rispettivamente di 7 e di 4 giorni. Parliamo adesso di Amaga, andiamo cioè ad Alessandria perché Amaga ha presentato il suo piano industriale, lo ha presentato alla commissione consiliare di Palazzo Rosso. Qualche critica è arrivata dall'opposizione, ma la giunta si dice comunque soddisfatta del lavoro svolto dal consiglio di amministrazione dell'azienda. I dettagli. Presentato il piano industriale di Amag ai consiglieri e alla commissione, siete soddisfatti come Comune di Alessandria, come assessore alle partecipate? Siamo soddisfatti perché abbiamo un consiglio di amministrazione propositivo che si confronta con tutti i comuni soci e propone agli organi competenti dei comuni soci, quindi giunte, consigli comunali e azioni di sviluppo per il futuro. Quindi un consiglio di amministrazione che sa guardare avanti e che sa anche affrontare i problemi che arrivano dal passato, perché iniziano ad esserci buoni indicatori di risultato anche in parte finanziaria, non soltanto in parte economica. E poi un CDA che inizia a guardare avanti perché è in grado di proporre azioni di sviluppo, quindi su tutti gli asset particolarmente interessanti e più importanti dell'azienda. Un piano strategico che parla di teleriscaldamento,
non solo in accordo con il Comune di Alessandria, che è il comune socio più importante, ma in termini proprio di prospettiva e di sviluppo dell'azienda. Un piano strategico industriale che parla di accorpamento delle gestioni acque di aziende del territorio, quindi per fare economie di scala, risparmiare, rendere più forti gli asset patrimoniali più interessanti. Un piano strategico che parla anche di altri aspetti, per esempio della gara gas, che è una scadenza importantissima che avremo nei prossimi mesi. Insomma, un documento molto serio, molto rigoroso, che tra l'altro noi offriamo al Consiglio Comunale, stamattina in Commissione Consigliare e poi in Consiglio Comunale, per eventuali modifiche che i consiglieri vorranno proporre o approfondimenti che i consiglieri vorranno fare. Quindi un percorso assolutamente chiaro, trasparente, che affrontiamo in Consiglio Comunale, vedremo come andrà. Certamente possiamo dire di essere in questa fase soddisfatti dell'operato del CDA di Amag. E online all'indirizzo iolavoro.org il calendario dei workshop della prima edizione di Io Lavoro ad Alessandria, edizione che si svolgerà il 10 e l'11 giugno alla Casa di Quartiere di Via Verona 116, che vede la partecipazione di 59 tra aziende ed agenzie per il lavoro. Molte di queste effettueranno colloqui liberi, per cui è ancora possibile candidarsi. Il 10 e l'11 giugno sarà possibile anche partecipare a laboratori ed incontri formativi gratuiti curati da Filippo Savio e da Confindustria Alessandria. Si affronteranno temi quali la ricerca attiva del lavoro, la stesura di un curriculum vitae, il colloquio di lavoro, i cani di ricerca e la Digital Reputation. Come detto, è possibile prenotarsi per molti di questi incontri sul sito iolavoro.org. E martedì si è chiusa l'edizione 2015 del Torino Jazz Festival. Rimaniamo in un certo senso ancora a parlare di lavoro, perché oltre ai numeri degli spettatori presenti ai concerti di quest'anno, dicono 225.000 gli organizzatori, c'è anche chi ha voluto porre l'accento sui numeri dell'indotto generato dalla musica. Il Consorzio Piemonte Jazz ha organizzato una tavola rotonda con gli imprenditori e con le associazioni di categoria. Qual è il rapporto che può generarsi tra il sistema economico e un genere musicale come il jazz e soprattutto le associazioni che fanno jazz e creano, oltre che cultura, anche lavoro? Ma io credo che ormai tutto il mondo sia cambiato, per cui ci sia molta necessità di condivisione anche tra attività che non sono strettamente collegate. Quindi direi che ci possono essere dei collegamenti, degli spunti, delle idee, un laboratorio di idee tra un'associazione come la nostra, che rappresenta delle piccole e medie imprese, e il mondo del jazz, perché comunque non dimentichiamo che anche un festival jazz, un concerto jazz, si porta dietro una serie di realtà che rappresentano la nostra associazione, come possono essere la logistica, gli elettricisti, a supporto di tutta quella che è la costruzione di un concerto. Detto questo, vogliamo condividere questa esperienza, vogliamo agganciarci a questa esperienza facendo delle attività in comune, perché penso che possano nascere delle nuove prospettive, soprattutto in un momento come questo. Il jazz quasi come un'attività artigianale che va sostenuta, che va seguita, che va aiutata, un'attività a tutto tondo. Quindi qual è la testimonianza sua e che cosa emerge dall'incontro di questa mattina a suo parere? Credo che sia stato dimostrato in maniera esplicita che il jazz è una forma musicale che necessita di ulteriore sostegno, di ulteriore diffusione. L'iniziativa di oggi è molto importante perché intanto dà il segno di una volontà di mettersi insieme, di costituire un consorzio fra le maggiori realtà del settore, e quindi mette insieme le possibilità di dialogare con l'ente pubblico, in questo caso con il comune, ma anche con la regione. Per quanto riguarda le connessioni con il mondo dell'artigianato, la Confartigianato ha un'esperienza ormai quinquennale, quasi di 6 anni, con il mondo del jazz, perché organizza delle serate che si chiamano la musica delle imprese, attraverso le quali si mette in evidenza la contiguità, diciamo, fra il mondo del jazz e il mondo dell'artigianato, entrambi caratterizzati da inventiva, da improvvisazione a volte, da necessità di improvvisare soluzioni sul momento e quindi anche di dare una
dimensione, diciamo, umana, ecco, all'attività lavorativa. Abbiamo avuto la testimonianza di uno studio americano secondo il quale chi ascolta jazz è un uomo del fare, chi più che un artigiano nel mondo è l'uomo del fare. Quindi ecco qui i punti di contatto, le liaison, anche le opportunità di sviluppo che ci saranno ancora. Torniamo alla cronaca, alla vicenda Rimborsopoli, perché la Corte dei Conti ha condannato Michele Giovini, ex consigliere regionale dei pensionati nella passata legislatura, a risarcire la Regione Piemonte con 136.000 euro per la vicenda dei rimborsi facili. I giudici, presieduti da Giovanni Coppola, hanno accolto la maggior parte delle richieste formulate dal pubblico ministero astegiano, che aveva calcolato un debito di 157.000 euro. Tra le spese figurano centri estetici, opere liriche, multe e perfino le ricevute di un nightclub. Dunque Michele Giovini dovrà risarcire la Regione Piemonte con 136.000 euro. Se non avrò risposte mi rivolgerò al ministro degli interni. Torniamo ad Alessandria ancora con la politica. Il consigliere Emanuele Locci continua a lamentare la scarsa collaborazione del comune. Mi impediscono di vedere gli atti che ho chiesto. Questa è la denuncia del consigliere. Continua l'attività del consigliere Emanuele Locci sul rendere pubblici il documento, sulla richiesta di pubblicità sui documenti del comune di Alessandria. Qual è la situazione oggi? Allora, dopo che sui documenti come sono stati spesi i soldi del piano integrato di sviluppo urbano, 12 milioni di euro, ad oggi, nonostante la richiesta di potere sostitutivo al segretario generale e la richiesta di intervento del prefetto, non è ancora avvenuto nulla. Abbiamo visto che mancano dei regolamenti importanti come il regolamento della partecipazione sul sito. Ho dedicato questo ponte ad andare a guardare l'albo pretorio online e l'area riservata ai consiglieri comunali, dove dovrebbero esserci tutti gli atti, ovvero le delibere di giunta, le determine dei dirigenti, a disposizione dei cittadini e dei consiglieri comunali, per i consiglieri comunali in forma integrale anche per gli atti secretati. Ho scoperto che manca di tutto, si parla di centinaia di atti che mancano, nonostante devono essere presenti. Allora ho presentato una richiesta di accesso agli atti, cominciando dalle determine dei dirigenti, chiedendo di vedere quelle che mancano, perché viene la curiosità di sapere cosa hanno deciso queste determine. E poi ho fatto un'interpellanza per capire come è possibile andare avanti con questa situazione. Voglio delle risposte, perché non è possibile che questo palazzo, che tutti dicevano volere trasparente, adesso invece è coperto da una fittissima coltre di nebbia. Quindi a questo punto non resta che aspettare, o quali saranno le prossime mosse? Allora, io ovviamente per i nuovi atti che ho richiesto aspetto i 10 giorni previsti. Per quanto riguarda gli atti del PISU, a questo punto io credo che se non ci saranno nel giro di pochissimi giorni delle novità, sarò obbligato a chiedere l'intervento del Ministro dell'Interno. Scadenze fiscali alle porte, molti comuni si organizzano, ad esempio il comune di Alessandria, perché l'ufficio dell'IMU e della TASI sarà aperto anche al pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 nei giorni di giovedì 4, martedì 9, giovedì 11, lunedì 15 e martedì 16 giugno, giorno della scadenza dei pagamenti. Le aperture straordinarie si aggiungono a quelle consuete del mattino dal lunedì al venerdì con orario 8.30-12. Ad Asti invece è partito il conto alla rovescia per la nuova edizione di Passepartout, rassegna letteraria che porterà in città personaggi della letteratura e della cultura internazionale. Si parte già il 3 giugno alle 21 dal Museo di Sant'Anastasio di Corso Alfieri. Ci sarà l'anteprima del festival, anteprima dedicata ad una vicenda tra l'avventuroso ed il romantico, ambientati in un'epoca di forti contrasti sociali. A curare questa anteprima è il fotografo astigiano Franco Rabino, da anni proprio collaboratore del festival Passepartout. Una storia d'amore intrisa d'avventura e ambientata in un'epoca di forti contrasti sociali aprirà ad Asti in anteprima Passepartout, il festival letterario che porterà in città dal 6 giugno al 14 personaggi e personalità del mondo della letteratura, del giornalismo e della cultura internazionale. Il festival, organizzato dalla Fondazione Biblioteca Staense Giorgio Faletti, giunto alla 12ª edizione, quest'anno porta il titolo 1945-2015, la guerra è finita? Una domanda che sottolinea come, a 70 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, si debbano ancora affrontare innumerevoli conflitti che riguardano non solo gli scontri armati, ma anche la guerra economica, il narcotraffico, la guerra di religione, un diffuso scontro di civiltà e di valori.
La storia che darà il via in anteprima alla nuova edizione del festival è quella di Robert Capa, passato alla storia per la foto del miliziano spagnolo colpito da una pallottola franchista. Ha avuto una vita avventurosa come inviato di guerra, ad esempio fu con la prima ondata allo sbarco in Normandia. Pochi sanno però altri particolari legati alla sua storia, che sarà raccontata dal fotografo astigiano Franco Rabino, storico collaboratore di Passepartout, nell'incontro dal titolo Gerda Taro, Robert Capa, una storia d'amore di fotografie di guerra, il prossimo 3 giugno alle 21 al Museo Sant'Anastasio di Asti. L'ingresso è libero. Il primo incontro del festival dal titolo Orizzonti di Pace sarà il 6 giugno alle ore 18 nella sede dell'Università di Asti in Piazzale De André. Rimaniamo ancora ad Asti con una notizia: inaugurata la nuova sezione dedicata alla divisione italiana partigiana Garibaldi al Museo del Risorgimento. Al taglio del nastro c'era anche Anita Garibaldi, la pronipote dell'eroe dei due mondi. L'allestimento ora raccoglie cimeli precedentemente custoditi a Firenze e a Roma, che ora appunto sono al Museo del Risorgimento di Asti. Noi ci fermiamo qui, grazie a tutti per l'attenzione. L'informazione di Monitor torna come sempre nei consueti appuntamenti orari su GRP. A presto!